I dettagli dell'operazione verranno poi descritti dai rispettivi comandanti di compagnia. Ci teneva a precisare che abbiamo dato il nome all'operazione, il nome convenzionale, sinergia, che deriva dal greco, che significa lavorare insieme. Sta a significare che il comando provinciale di Imperia è una squadra che lavora assieme, una squadra che i due componenti sono tutti diretti verso un'unica direzione. E la direzione è quella della sicurezza della provincia. Non è l'unica operazione che abbiamo fatto. Ultimamente sono state sequestrate altre piantagioni, sono stati effettuati altri arresti. Quindi è una sinergia non sporadica, ma una sinergia costante. Una sinergia costante che non è solo nella diretta verso la repressione del traffico, la produzione del traffico delle sostanze stupefacenti, ma è una sinergia a 360 gradi per combattere l'illegalità, per combattere il malaffare. Abbiamo avuto in passato il contrasto alla criminalità organizzata, altri fenomeni di bullismo, e il problema dei tempisti che si danno alla pazza gioia sul treno, ecco, tutte argomentazioni che sono a cura, trattate con cura da parte dei militari del comando provinciale di Imperia, e che i risultati ci sono stati, ci sono e ci saranno. Io non posso far altro che complimentare gli uomini che hanno operato, i militari della compagnia di Bordighera, i militari della compagnia di Sanremo. Sono stati precisi, puntuali, zelanti, perfetti. Il loro compito, insieme alle altre compagnie, alla compagnia di Imperia, alla compagnia Ventimiglia, è quello di dare sicurezza al territorio. Un territorio che ha visto quest'anno, rispetto all'anno precedente,